abbiamo già il primo amico in linea, quindi porgo l'occasione per dare un grande abbraccio e saluto all'amico Piero Armeno. Ciao Piero, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a te Igor, buon pomeriggio a tutti. Credo che sia giusto, siamo tutti d'accordo, giocare le ultime tre partite insieme, si parte da questo Catania Melfi. Sì, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con te circa il fatto che secondo me non bisogna disertare lo stadio, non bisogna soprattutto fare gli sfascisti, cioè coloro i quali si augurano tanto peggio tanto meglio, cioè augurarsi la retrocessione, perché purtroppo c'è qualcuno che si sta augurando che tutto vada male. Invece, come mi fai notare giustamente tu, cerchiamo di stringerci attorno a questa squadra che non è il massimo, però è al momento è l'unica cosa che abbiamo, è il Catania, ricordiamo, è sempre il Catania. Possa l'anno prossimo cambiare tutto. Esatto Piero, il Catania sicuramente ha fatto finalmente un passo in avanti a Benevento, però questo passo in avanti purtroppo alla casella punti timbra ancora quota zero. Sì, è vero, io naturalmente come tutti ho visto la partita in TV e mi ero illuso che si potesse portare a casa questo 0-0, però purtroppo queste partite con avversari di valore come il Benevento, con un grande tecnico come Gaetano Auteri, che a Catania è stato sempre snobbato, però ecco, insomma, sono partite che se non vai in gol, ecco, io speravo che almeno il Catania un golletto lo facesse, perché poi pensavo nella mia testa, magari poi loro un altro lo fanno, uno lo fanno, quindi magari finisce 1-1, che sarebbe stato forse un risultato non disprezzabile. Però purtroppo quando tu non segni, hai delle occasioni, non segni, non la metti dentro perché la porta l'ha inquadrata, alla fine quando mancano pochi minuti rischi di prendere a tua volta il golletto, un gol strano, perché abbiamo visto guarda dal campo, scusa ti interrompo, alla conclusione di Campagnacci, o meglio a lasciare Campagnacci libero di calciare. Però comunque prendiamo di buono anche Igor ciò che c'è stato dopo il gol. Abbiamo visto almeno due proiezioni offensive con una punizione di Bombaggi salvata da Gori, e tra l'altro non so perché non è stata montata l'azione, non capisco perché questa azione è sparita, facendo al solito parlare i soliti Soloni, il Catania non ha fatto niente nel secondo tempo, esatto. Bla bla bla. Sì, è un po' calato, ma insomma, dopo il gol comunque una mini reazione l'abbiamo avuta. Però ci sono stati segni di risveglio, ripeto, il Melfi ha pareggiato, il Melfi lo incontreremo domenica al Massimino, già si parla di cifre, quindi chiedo un aiuto pure a te, perché come sappiamo con la Rupa Castelli ci sono circa 1800-2000 spettatori, volevo anche un tuo parere, anche se ovviamente è impossibile parlare di cifre, perché non siamo più ai tempi di una volta in cui sapevamo, ad esempio, quanti biglietti venivano venduti. Indubbiamente con la Lupa è stato molto desolante, perché lo stadio era quasi vuoto, addirittura non c'erano neanche gli abbonati. Che dirti, io e te come tanti altri saremo regolarmente al nostro posto. Obiettivamente io ho l'impressione comunque che il feeling con il pubblico si sia notevolmente interrotto, per cui certo non credo che si arriverà ai 1800 di Catania Lupa, anche perché la partita a suo modo è una partita sentita, con un avversario abbastanza grintoso, abbastanza pericoloso, quindi credo che il numero degli spettatori lieviterà. Però obiettivamente tu dicevi 5-6 mila, sì, auguriamoci, perché comunque guarda che 5-6 mila spettatori ovviamente nel nostro stadio non dicono nulla, perché è quasi deserto, però se ti sai organizzare con 5-6 mila persone puoi comunque costituire un piccolo pubblico caldo. Il problema è che ovviamente la tifoseria, non al momento quello organizzato, non vuole sostenere la squadra, io credo legittimamente, però mi auguro che chi sarà sugli spalti non faccia il tifo contro, perché io per esempio con la Lupa Castelli Romani ho dovuto litigare con degli imbecilli che addirittura quando ha segnato il Catania erano scontenti. C'è una cosa assurda, cioè siamo arrivati alla follia, all'imbecillità di tifare contro la propria squadra, cosa che io non capisco e non tollero nella maniera più assoluta. Chi viene allo stadio almeno vuole vedere la partita in silenzio, vedete la partita in silenzio, ma per carità non tifate contro, perché sennò così favoriamo i nostri avversari. In certi casi stiamo veramente scadendo nel ridicolo, perché comunque abbiamo una situazione societaria, sappiamo tutti che casini ci sono, ma ripeto, io ho sempre detto una cosa: gli allenatori, i presidenti, i giocatori se ne andranno sempre, ma i veri tifosi ci sono e resteranno per sempre, quindi credo che sia anche opportuno dire questo. Qualcuno forse dovrebbe guardare anche dopo, perché poi la Rupa Castelli ha vinto col Martina, quindi ogni formazione, bravo, anche se bravo, all'ultimo posto, può non aver cambiato. Il Verona veniva dato per spacciato, benissimo, stava pareggiando col Frosinone, cioè poteva addirittura salvarsi, ora credo che ancora matematicamente ce la possa fare, anche se è quasi impossibile, però una formazione che è all'ultimo posto può continuare a lottare. Onore a chi onore il campionato. Il calcio è bello perché ogni squadra deve scendere in campo per fare il proprio risultato. Il Catania ha sofferto, ma ha vinto. Scusami, hai detto una cosa che ti fa molto onore. Io sono pure d'accordo, cioè alla fine la Lupa Castelli era giusto, ha fatto la partita che doveva fare, cioè ha difeso lo 0-0, ha tentato di non prendere gol. È la stessa squadra che tu mi fai notare ha battuto il Martina
pochi giorni fa, ma è anche la stessa squadra che aveva venduto carissima la pelle contro Cosenza, contro Casertana, aveva pareggiato addirittura in casa con il Lecce. Quindi attenzione, sì, è una squadra scarsa, però non è una squadra che perde 6-0 ogni turno, se poi uno va a vedere. Beh, Piero, io quello che ho sentito, insomma, che hai appunto raccontato, mettendoti contro degli imbecilli, perché praticamente... Sì, te lo confermo, degli idioti assoluti, so definirli altrimenti, c'è veramente una cosa da idioti. Cioè, un controsenso assoluto, perché comunque tu, tifoso, o in questo caso mi verrebbe dire ti fai passare per tifoso, ma un tifoso sostiene la squadra al di là di tutto, al di là dei problemi, al di là delle vicissitudini che ci sono state, ma la maglia si sostiene sempre. Poi possiamo essere d'accordo o meno su determinati discorsi, perché appunto ognuno poi si fa la propria idea, una certa forma mentis, visione di vedere le persone e le cose. Comunque, andando oltre questi discorsi, secondo te, da un punto di vista anche nei confronti dei giovani, nelle varie fasi di gioco, al Catania mancano degli uomini simbolo? Ma assolutamente sì. Io penso che tu abbia centrato nel segno, questo testimonia di come si è stata fatta male questa squadra. Non dimentichiamoci che questa squadra senza la penalizzazione ha fatto solo 42 punti. E quindi non era in zona playoff, scusa se ti interrompo, ricordiamolo Piero, perché molti parlano di penalizzazione. Io ho sempre detto che è stata fatta una campagna di depotenzionamento a gennaio. Certo, totalmente, cioè siamo lontanissimi dalle zone che contano della graduatoria, per cui la squadra è stata fatta male in estate, è stata completata, non so cosa vogliono dire loro, a gennaio addirittura è andata peggio perché sono stati ceduti alcuni giocatori che forse potevano tornare utili, magari lo Scarsella di turno. Però ecco, tu dicevi che uomini guida abbiamo. Beh, esaminando i giocatori che abbiamo, io direi che Musacci non è stata una guida, io direi che Russotto è stato una delusione assoluta, io direi che Khalil è una delusione pazzesca, gli altri giocatori non riescono ad assurgere a ruolo leader, io penso, non lo so, poteva essere uno di questi, poteva essere Bergamelli, però non è un leader. Insomma, a questo punto, caro Donato, io ricordo quando nel Catania c'erano non uno, ma più leader. Io per esempio, a proposito di difensori, ricordo il Baron Kelly di turno, che era sinceramente un leader, ma ne ricordo anche tanti altri che a loro modo erano dei leader che comandavano. Purtroppo questa squadra difetta moltissimo in questo settore, e a questo punto io mi chiedo, terminato questo campionato, non si può confermare in blocco questa rosa, perché purtroppo questa rosa è una rosa da 42 punti in 31 partite, quindi sono troppo pochi. Signori, dobbiamo cambiare pagina, purtroppo. Io dico, ti dico anche un'altra cosa, ti faccio una provocazione. Guarda, l'anno scorso, la tanto vituperata stagione 2014-2015, però comunque, sai che ti dico? Io ti dico che il Rosina di turno, il Calaiò di turno, esatto, il Maniero di turno, e non erano da buttare. Infatti hai visto oggi dove sono. Sono tutti e tre con le loro squadre, sono quantomeno in zona playoff, Rosina, Maniero al Bari, Calaiò allo Spezia e via dicendo. Io dico una cosa, non ci sono leader, io al di là del discorso quando parlano la società, quello è arrestato, ma no ragazzi, i giocatori purtroppo non sono quello che dovrebbero essere, quindi a questo punto l'anno prossimo pensiamoci bene, l'anno prossimo non abbiamo scuse, non ci sono penalizzazioni, l'anno prossimo mi devi fare almeno 60 punti in 30 partite, cioè almeno la media punti deve essere di 2 punti a partita, perché altrimenti rischiamo di fare un torneo anonimo e l'anno prossimo non ce lo potremo assolutamente permettere. Assolutamente no. Quest'anno c'è stata sta scusa della penalizzazione, ok, ma l'anno prossimo penalizzazione non ce n'è.